uno studio, esistono dei registri che raccolgono i dati in merito a queste malattie, lo fanno anche in riferimento ai fattori ambientali. Che cosa significa e che cosa si vede? Allora, studiare la relazione tra esposizioni ambientali e genesi del tumore è molto complicato perché le esposizioni sono dentro l'ambiente, sì, è difficile capire per la singola persona qual è stato il livello di esposizione nel corso Ecco della perché la vita. interrompo un secondo, la Sì. lettura da parte del cittadino è che l'emissione di una sostanza fa male e fa venire il tumore. Questa è la lettura più semplice, credo che sia In molto più realtà è complessa. una miscela di sostanze avvenute in diversi momenti della vita Certo. che in qualche modo vanno associate poi alla genesi di un'insorgenza di un tumore. E per fare questo ci vogliono dati, cioè bisogna capire dove si verificano i tumori. Se abbiamo delle aree ad alto inquinamento è molto utile riuscire a monitorarle nel tempo per capire cosa sta succedendo ai tumori, da qui l'importanza di avere un registro tumori già in essere nel momento in cui si rivela un problema ambientale, per paragonare quello che sta succedendo adesso con quello che è successo nel passato, e dall'altra parte si stanno mettendo a punto delle metodiche di studio per cercare di riassumere il livello di esposizione ambientale che ciascuna persona ha avuto, per poi correlarla con i tumori. E da questo punto di vista sta acquistando sempre più diffuso l'utilizzo delle alterazioni epigenetiche, cioè alterazioni non proprio della sequenza del DNA, ma alterazioni che si vedono che comunque sono in grado di cambiare l'espressione del DNA, e la più nota sono quelle che si chiamano le metilazioni del DNA, cioè delle alterazioni che modificano l'espressione delle proteine. A questo punto, quello che si è visto e che si sta cercando di fare è capire come i fattori ambientali in qualche modo creino queste alterazioni e poi usare queste alterazioni in associazione con l'insorgenza di tumori. Quindi cercare di trovare qualcosa che stia in mezzo tra le esposizioni ambientali e l'insorgenza di tumori, per avere un riassunto della esposizione Una cosa le complessissima. persone hanno avuto nel corso della vita, esposizioni magari di 30 anni prima, di 20 anni prima e di 10 anni Ecco, prima questi che si sommano. studi, che lasso di tempo su per giù, poi cambierà moltissimo da casistica, da caso a caso, ma che gap di tempo interviene tra il momento dell'intuizione e i primi risultati? Uno studio che tempo richiede in questa materia? Dipende da come è strutturato lo studio, possono richiedere molti anni o possono essere anche studi che si concentrano sulle persone che già hanno un tumore in confronto Ah già, con persone che non hanno il tumore, si cerca certo. di confrontarle, hanno pro e contro le diverse tipologie di studio. L'alternativa è quella di seguire una popolazione nel tempo e andare a vedere chi si ammalerà di tumore e quindi aspettare magari 10-15 anni di monitoraggio della popolazione. Quindi dipende da Certo. come.